sempre al Vivid 2017 all'interno di Vinitaly. Qui vogliamo raccontare una storia di amicizia, come tante, che nasce in un garage, ma la startup in questo caso è una startup nel vino che oggi è diventata grande. Ne parliamo con Lapo Tardelli della cantina Dalle Nostre Mani. Buongiorno a tutti e vabbè, grazie per questa opportunità. La startup in realtà è nata all'asilo nido perché io e Giulio ci conosciamo dai tempi da quando avevamo 2 anni. Giulio è il tuo socio? Giulio è l'enologo e socio che si occupa della gestione dell'enologia dei vini. Io sono agronomo, insieme abbiamo fondato nel 2007 Dalle Nostre Mani, chiamata così proprio perché è tutto frutto di un'opera di, più che di manipolazione, di artigianalità del vino, per così dire. Cerchiamo di mantenere preservati i vitigni autoctoni toscani, i germoplasmi toscani e soprattutto di mantenere inalterato il vino, che deve essere la trasformazione dell'uva e deve essere un processo naturale. Voi venite da Fucecchio, paese che ha un cittadino illustre nel passato, Indro Montanelli. Che vini si producono a Fucecchio? Allora, a Fucecchio è zona IGT, produciamo tutti i vini identificazione geografica tipica, però il nostro progetto era un po' più ampio, cioè noi abbiamo recuperato dei vitigni abbandonati da degli anziani che sono nelle nostre etichette. Questi vitigni li abbiamo riconvertiti all'agricoltura biologica, tra cui per esempio uno dei vitigni si trova nel pieno Chianti Classico, da cui abbiamo ottenuto il 101 Chianti di OCG. Quante tipologie di vini fate? Allora, attualmente abbiamo 8 tipologie di vino, abbiamo 2 bianchi, tutti e 2 Trebbiano, uno fermo e uno spumantizzato sui lieviti, naturale, con tanto di fondata, proprio per dare ancora più enfasi alla naturalità del vino. E poi abbiamo 6 tipi di rossi, sono tutti vitigni autoctoni, quindi Sangiovese, il Foglia Tonda e il Pugnitello, 2 vitigni recuperati grazie anche a un lavoro con l'Università di Firenze, il Chianti Classico, Sangiovese e Canaiolo, e poi abbiamo le riserve che sono, diciamo, le nostre cuve, i nostri millesimati di Foglia Tonda e di Pugnitello, stagionati in barrique per 2 anni, affinati per 2 anni in barrique. Lapo, io ti ringrazio e ti auguro un buon Vinitaly. A tutti voi.